Radio Animati presenta Manuel De Peppe in Live from New York. Ciao a tutti gli amici di Radio Animati e prima di tutto benvenuti in questo 2016. E per chi ci ascolta nel giorno della Befana, una buona giornata della Befana, una buona festività, insomma l'ultimo giorno, se lo dice, tutte le feste se le porta via. Siamo qua oggi su Radio Animati perché siamo nel clima di New York, perché a New York siamo arrivati a trovare un amico di Radio Animati, un grande musicista, un attore, tutti noi lo conosciamo per tante cose che ha fatto nel corso di questi anni e ovviamente con lui parleremo di musica, parleremo della sua carriera, parleremo delle sue sigle, ma non solo. Qui con noi, con grande piacere, Manuel De Peppe. Ciao Manuel. Ciao Lorenz, come stai? Tutto bene, tu come te la passi? Benissimo, tutto bene, insomma, reduci dalle feste natalizie, come del resto anche voi, e quindi eccoci qua, insomma, sempre con grande piacere con voi amici di Radio Animati. E il piacere è altrettanto. Allora, oggi trascorreremo un po' di tempo insieme ascoltando anche un po' di musica dal vivo, perché tu sei qui con il tuo piano pronto a farci ascoltare un po' quello che nel corso della tua carriera hai realizzato e insomma è un po' un viaggio che faremo insieme per ricordare tante tappe importanti ma anche scoprire qualcosa di più che magari fino ad oggi non era stato raccontato. Tu col piano quando inizi intanto questo rapporto di, come dire, di confidenza, di amicizia e l'ho iniziato a studiare? Guarda, io ho iniziato autodidatta, avevo 5 anni e tra l'altro il primo pezzo con un ditino, no, che iniziai a improvvisare, a imparare, fu Heidi, la sigla che io avevo appunto quando uscì il cartone, penso 5 anni, 75 cos'era, di Elisabetta Viviani. Quindi imparai proprio con un dito, tin, 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 tin. E da lì niente, proprio forse un dono naturale, ho iniziato a imparare a suonare a orecchio prima e poi ho iniziato comunque a prendere lezioni di canto, scusa, di pianoforte, e quindi comunque anche per perfezionarmi anche tecnicamente, le scale, queste cose. Anche se dirvi la verità, odiavo il solfeggio, odiavo le scale e non studiavo mai pianoforte, cercavo sempre di scampare, darmi ammalato quando l'insegnante arrivava, odiavo queste cose, però comunque insomma diciamo che il grosso che ho imparato è stato proprio comunque suonando, andando in studio di registrazione. Mio nonno, lo sai, è molto sano, è il maestro Franco Cassano, che ha scritto Sei diventata nera e tantissimi successi, al direttore artistico della Durium, e quindi comunque lo seguivo in sala di registrazione e quindi ho imparato molto anche sul campo, diciamo, quello che so fare. Quindi insomma in famiglia si respirava comunque quest'area di musica, di artistica, insomma. Assolutamente sì. Questo pianoforte appunto da una passione respirata fra le mura domestiche, diciamo, in qualche modo poi nel tempo ti ha portato ad avvicinarti sempre più al mondo della musica. Qual è stata per te la prima tappa importante, insomma, quando è stata la prima volta che sei uscito un po' dall'ambiente domestico e sei arrivato a fare qualcosa di importante? Ma guarda, il mio debutto è stato proprio come pianista in questo show di giovani talenti su Telecity, che non esiste forse più, che in giro per l'Italia era su Euro TV, forse ecco l'84 eccetera, dove partecipai e mi trovo grande successo, diciamo, in quel periodo come pianista, suonai un pezzo strumentale composto da me, quindi diciamo quello è stato il debutto come musicista televisivo. Però diciamo a livello di attore poi iniziai comunque col discorso pubblicità eccetera, facendo spot e queste cose qui. Ancora prima, anzi in quel periodo degli spot, avevo formato una band dove ero il tastierista e quindi facevo anche poi le serate cantando e suonando pezzi rock, cover eccetera, quindi diciamo forse questo è stato il mio espormi in pubblico, diciamo. Certo, è proprio questo intendevo. E ti ricordi quale fu il primo brano che eseguisti in TV a Telecity? La prima volta un pezzo che scrissi che si chiama I Love Many Things. Ah, ok. Però era strumentale. Il secondo pezzo è un pezzo che scrissi quando avevo 7 anni e si intitola Primo Sogno d'Amore, che tra l'altro è su iTunes, perché anni fa, forse era il 2000 eccetera, lo riarrangiai perché è una melodia molto, molto bella d'amore eccetera, e lo utilizzai per un documentario. Quindi lo trovate anche su iTunes, Primo Sogno d'Amore, che è strumentale, un po' lo stile, se vi piace, David Foster, Richard Clayman, proprio piano, orchestra eccetera, lo potete ascoltare lì. Benissimo, benissimo, un ottimo spunto, no, per conoscere proprio le tue origini. Sì, poi sì. Facciamo un po' un salto temporale, quindi dalla prima apparizione TV a Telecity a arrivare al mondo di Mediaset, all'epoca si chiamava Fininvest, esatto. Con la tua prima sigla, con la sigla di Tutti in Campo con Lotti.
Totti, come arrivasti? No, aspetta, ti correggo. Prima è arrivato Licia. Ah, ok, giustamente, perché nel 1986 arrivò il telefilm di Love Me Licia e l'anno successivo, a cavallo fra la prima stagione di Licia e la seconda, ci fu l'occasione anche per Tutti in campo con Lotti, giusto? Questo è l'ordine corretto. Esatto, praticamente è stato, io ho fatto le prime due serie di Licia, appunto facendo casting di provini, eccetera, capito questo di Licia, che io tra l'altro, la cosa divertente è che io seguivo il cartone di Kiss Me Licia, perché mia sorella era appassionata, e mi ero appassionato anch'io, che avevo appunto 14 anni e mezzo, 15, perché le musiche erano belle, ed era insolito per un cartone animato ai tempi avere musica rock, no? Che so che in Giappone le avevano fatte altre cose simili, ma per l'Italia era una cosa abbastanza inedita. Forse ecco, Creamy era uscito in quel periodo che aveva musica abbastanza pop, però diciamo i pezzi dei B.I., quelli giapponesi, erano proprio pop rock, belli. E mi ero comprato anche il disco. E tra l'altro poi, la cosa strana è che tra i provini è capitato quello di Licia, e quando mi hanno preso mi è sembrato un po' come quando guardavamo, che ne so, Goldrake, e diventavo Actarus, perché mi sono ritrovato a diventare uno dei B.I. che guardavo in cartone animato. Quindi è stato molto molto divertente questa cosa. E per quanto riguarda Lotti invece, come fu arrivare a fare questa sigla? Lotti, dunque, io come sapete ho fatto solo due serie di Licia, perché poi non era sicuro che continuasse la terza serie, e nel frattempo Fosco Gasperi, famoso regista anche delle Isole dei Famosi, il primo Grande Fratello, mi contattò per interpretare come coprotagonista insieme a Vanessa Gravina, Andrea Roncato e Gigi San Marchi Don Tonino. Quindi io avevo dato la disponibilità anche alla Mera, che in caso dicessero di fare anche la terza serie, di fare tutte e due, perché non era lo stesso periodo di lavorazione, ma loro volevano esclusive, non potevo. A un certo punto non mi sembrava giusto, io ho preso una scelta comunque artistica, avevo voglia anche di crescere, di mettermi in gioco, e Don Tonino comunque aveva una parte anche diversa da Matt, erano comunque parti drammatiche, era molto plasmabile come personaggio. Quindi ho preso questa decisione, però avevo firmato questo contratto con la X5 Records, e quindi avevo da fare questo 45 giri, perché Alessandra Valiravene era grandissimo genio comunque, che tutti voi conoscete, contava molto su di me. Lei ci rimase molto male che io lasciai la serie, ma è stata una decisione, comunque avevo 17 anni, che ho preso insieme anche i miei genitori e anche il mio agente dei tempi. Però ripeto, io avevo dato la disponibilità per tutte e due le serie, però loro volevano questa esclusiva, e comunque non è giusto neanche privare un artista di crescere, che comunque non ostacolava le due lavorazioni. Quindi decisi appunto per Don Tonino e incisi questo 45 giri, Tutti in campo con Lotti. Ovviamente se fossi restata avrebbe avuto comunque un seguito con altre sigle, che questo lei contava molto su di me per questo discorso. Però è appunto uscito Lotti, che dato ebbe molto successo, vendete molto, e comunque è rimasto nel cuore di tantissimi. Forse più la sigla del cartone, perché in cartone hanno fatto una serie sola, però la sigla è amatissima, quindi voglio dire, a me fa molto piacere, perché anche oggi ancora mi chiedono quando posso di accennare. Guarda, sono io a chiedertelo in questo momento. Lo farò, promesso. Dopo lo facciamo. Sono io a chiederti di accennarla. Io direi di ascoltarcela, se tu sei d'accordo. Ce la fai a ascoltare? Ok, rompiamo il ghiaccio con Lotti. Ok, va bene. Allora, quindi, Spaghetti a voi, Tutto in campo a Lotti, scritta da Alessandra Valeri Manera e l'amico Enzo Draghi. Ragazzo molto sveglio, tutta forza e volontà, vuoi riuscire sempre, sempre a meglio, e il destino lo aiuterà. Gioca col con gran passione, Lotti ha del talento e lo sa. Forse un giorno diverrà un campione, come nei suoi sogni lo è già. Con te c'è grinta, supera le difficoltà, non s'abbatte ma combatte per averla vinta. Tutti in campo con Lotti, Lotti, classe da campione, siamo tutti in campo con Lotti, Lotti, ed un'ovazione per campione, dai nostri cuori esce già. E tu
tutti in campo con Lotti è stato veramente un cartone animato che, insomma, prima di tutto ha sdoganato uno sport che fino ad allora non era mai andato in TV in un cartone animato, e non credo che ci siano state fatte altre serie successivamente. Il personaggio, per chi lo ha visto, è rimasto simpatico, poi magari non ha avuto più tante repliche nel corso degli anni, però Manuel è stato comunque un personaggio amato, era simpatico Lotti comunque, e penso lo fosse anche per te. Anche Licia, no? Anche Licia non ha mai avuto serie, a parte i telefilm appunto, ma non ha avuto serie sequel in Giappone, però è stato un'icona, quindi voglio dire. E a proposito di Licia, facciamo un po' un passo indietro sempre su quegli anni lì. Abbiamo detto appunto che nel 1986 tu hai partecipato alla prima stagione di Licia, a Love Me Licia, però volevo chiederti se quando hai fatto il provino sapevi già quale personaggio saresti andato poi a interpretare nel telefilm, oppure è stato qualcosa che hai scoperto in un momento successivo. Allora, a dire la verità, io andai per il personaggio di Mirko, soltanto che ero troppo giovane, e allora fortunatamente il mio secondo strumento era la batteria, e mi chiesero, il regista mi chiese se io sapessi suonare la batteria, e fortuna vuole, disse sì, il mio secondo strumento, quindi mi è andata anche di fortuna, e niente, quindi mi proposero il personaggio di Matt, che tra l'altro era un personaggio piccolo, no, perché nel cartone non era una grossa parte, però visto il grande successo sia di Matt che Steve, Alessandra decise nella seconda serie di renderci coprotagonisti e creare delle nostre storie che interagivano con quelle di Licia e Mirko. Infatti nella seconda serie, comunque, Licia Dolce Licia, il personaggio di Matt ebbe un ottimo rilievo, insomma. Tu ti presentassi per Mirko, poi comunque il personaggio di Matt, tra l'altro gli assomigli anche molto al cartone animato. Non so se è un complimento, no, però... No, è un complimento, perché comunque anche, okay, anche nel cartone animato comunque è un personaggio. A parte i ricci, sì. A parte i ricci, però secondo me la fisionomia non sei così, così distante da lui. E poi tu non portavi la parrucca nel telefilm, giusto? No, io e Pasquale eravamo tintissimi, anzi mia mamma le venne quasi un colpo quando mi vide coi capelli rossi, anche a me, quando mi guardai allo specchio. Io e Pasquale, insomma, fu uno shock per noi, soprattutto anche per Pasquale, perché, voglio dire... Poi tra l'altro quando eravamo in giro per strada, io e lui eravamo quelli che ci riconoscevano una miglia di distanza, perché comunque con quei colori, tra l'altro la marina italiana ci propose anche di lavorare per loro come fari come sulla costa di Genova che eravamo molto visibili con la nebbia. E leggevo sul tuo sito che su questo personaggio hai ricevuto anche un premio, giusto? Se parli l'Oscar in Campidoglio, diciamo, era come rivelazione dell'anno sia per Licia che Don Tonino, era per tutti e due. No, io mi riferivo ad un altro premio, a dire il vero, ne hai ricevuti molti. Nella tua carriera, ricordami quale. Quello del 1997, al festival del cartone animato giapponese. Ah, di Paolo Tovaglia? No, al Tokimeki. Ok, ma perché io sono andato diverse volte, allora ho scritto anche la sigla del Tokimeki cantata da Nicola Carrassi e Emanuela Pacotto. Primo anno sì, veni premiato perché feci parte della prima serie televisiva ispirata a un cartone animato prodotta in Italia. Però diciamo secondo anno invece veni premiato col premio Paolo Tovaglia, dedicato a Paola, che poi ne parleremo comunque in seguito, e quindi era più di uno, ecco perché mi ero confuso. No, ma infatti ne hai ricevuti diversi, per cui ti volevo chiedere appunto questo. E quindi quando sei andato in Giappone, quindi questo premio l'hai ritirato in Giappone, giusto? No, era Milano. Ah, Milano, ok. No, c'erano tutti i doppiatori anche proprio della Merak, delle varie società che facevano i cartoni animati. No, il festival del doppiaggio e festival dei cartoni animati di Milano. Beh, comunque insomma un bel riconoscimento. Sì, assolutamente. Senti, c'è un pezzo dei Beehive che so che in qualche modo fa parte della scaletta quando vi esibite con i Beehive Reunion, e poi quando arriveremo a parlare di questo tappa importante della tua carriera ci soffermeremo per altri dettagli, però che so che fai e che in qualche modo, insomma, piace, riscuote un grande successo, che è Love Again, giusto? Esatto, un pezzo su me formidabile che non ho mai capito perché non sia mai stato tradotto in italiano con gli altri pezzi, e non so se nella versione giapponese fosse usato con la versione cantata, ma forse era usato come in Italia con la versione background strumentale. Questo non lo so perché non ho mai visto la serie originale in giapponese, però è un pezzo secondo me sprecato perché è una ballad bellissima che amo fare col pianoforte, appunto come poi era stata proposta come colonna sonora nel cartone Kiss Me Licia. E allora ascoltiamocela, visto che è una chicca questa, perché insomma in fondo non fa parte dell'album, però tutti la ricordiamo sicuramente. Ce la fai ascoltare? Assolutamente sì, con tanto piacere. Thank you.
E come hai detto tu prima, la musica nel telefilm, ma anche nel cartone animato di Licia, era centrale. La voce di Mirko nel cantato era di Enzo Draghi, questo lo sappiamo tutti. E se nella prima stagione del telefilm le canzoni erano scritte da Giordano Bruno Martelli, ricalcando molto le canzoni originali del cartone animato. Volutamente. No, ma questo era chiaro anche all'esperto più distratto. Diciamo, dalla seconda stagione del telefilm, quindi da Licia Dolce Licia in poi, subentra Carucci alla stesura delle musiche del telefilm e arrivano anche altri grandi successi. Tu che ricordo hai di quei brani, di quelle sessioni in studio del telefilm quando dovevate registrare il playback del brano? Sì. Tu da musicista, perché in fondo tu eri veramente un musicista e forse eri anche uno dei pochi realmente musicisti. Sì, nella prima serie sì. Poi nelle altre serie presero Luciano, infatti non attori ma musicisti. E poi addirittura nelle serie di Cristina c'era Varini, il chitarrista che poi produttore di Neck ha scritto Laura non c'è, e lui era proprio non attore. Hanno deciso comunque giustamente di prendere anche gente che sapesse comunque suonare, non essendo una serie musicale. Però diciamo, ecco, no, ci arrivavano i pezzi all'ultimo. Un altro dei motivi che comunque poi lascia la serie, che io comunque sai, essendo musicista, attore ma musicista vero, mi rompevo un po' suonare sempre in playback, anche perché puoi essere confuso con uno che magari facesse finta di suonare, che comunque la batteria vedi che non puoi far finta. Mi rugava un pochettino, no? Perché comunque, voglio dire, uno impegna anni di studio eccetera per comunque diventare un musicista e poi pensano che tu fai finta perché altri magari facevano finta. Mi spiaceva, però ecco, voglio spezzare una lancia comunque a favore Pasquale, perché il discorso di Enzo, che comunque è un amico, un grandissimo professionista, però come i doppiatori, di che anche Cristina era doppiata da Donatella Fanfani, decisero di tenere le stesse voci al cartone animato per continuare il filone. Quindi comunque Pasquale ha sempre cantato, però in questo caso comunque aveva la voce di Enzo, non perché non sapesse cantare, perché volevano la voce di Mirko. Se il personaggio di Licia nel cartone avesse cantato con un'altra, magari con la, non lo so, la voce di Donatella Fanfani, anche Cristina sarebbe stata comunque doppiata nelle canzoni, no? Perché è quello che voleva la produzione. Infatti io comunque mi sono sempre poi doppiato nel Don Tonino, altri telefilm anche all'estero eccetera. Quindi no, perché molti dicono è una finzione. È nata in 448 questa serie, dovete capire questo, perché volevano uscire subito. Infatti la prima serie era girata con una telecamera a spalla proprio fatta, poi ha iniziato a fare soldi e ogni serie era fatta meglio, però la prima serie è stata veramente fatta in 448, organizzata a provini, siamo partiti dopo due settimane, quindi comunque anche le canzoni tutto registrato veramente di corsa. Quindi è stata presa questo tipo di decisione, quindi comunque, e comunque Pasquale è stato apprezzato, anche poi ne parleremo con il discorso di Aero Iugno, e visto che comunque canta, quindi ci tengo a precisare questa cosa. No, certo, fai bene a dirlo, e poi più tardi lo ricorderemo nuovamente quando parleremo arriveremo al momento dei Behave Reunion, però è giusto insomma ribadirlo e ricordarlo chi non ha vissuto in maniera, insomma, in prima persona quel periodo. Insomma, fu fatto in continuità col cartone animato, quindi si cercò soprattutto nelle prime stagioni di restare quanto più fedeli alla grafica, alle voci, a quant'altro ci fu nel cartone animato. Senti, com'erano questi set della Merak? Cioè, facendo finta di immergersi in questi studi che nessuno di noi, insomma gran parte di noi, non ha mai avuto l'occasione di visitare, gli ambienti come erano disposte? Perché spesso sui set c'è, non so, il mambo e poi subito accanto c'è attaccato lo studio dei Behive dove suonano i pezzi, e subito a destra la camera di Licia, quindi tutti, immagino, tutti i set già pronti, e di volta in volta le telecamere si giravano per registrare delle scene. Che cosa ti ricordi di questi studi, di divertente che puoi raccontarci, di curioso? Guarda, era di ovviamente, sai, in video rendevano di più, perché comunque se guardavi il soffitto era bucato, c'erano i riflettori, voglio dire, quindi comunque, però era magico, no? Perché comunque sia, ovviamente avendo seguito il cartone animato, la prima volta che andai negli studi mi sembrava di entrare nel cartone animato. E poi Jack Mangano, lo scenografo, ricreò il mambo in maniera incredibile, perché era veramente identico. E comunque sia, la prima sera la giravamo negli ex studi Mera, quindi il mambo era in un altro studio che nella palazzina di fronte in via Lumière, che adesso è stata rilevata da Mediaset, che è una trasversale di Viale Europa dove c'è Mediaset, c'era anche la sala prove, che era un ex studio, cioè era una delle sale di doppiaggio della Mera che avevano ricreato a sala prove dei BI. Poi però nella seconda serie e poi anche le altre serie successive il mambo lo spostarono in un capannone che affittò la Mera, dove ricreò il mambo, la casa di Matt e Steve, la casa di Licia, Somarizio Lamoro mi sembra lì vicino a Cologno. E dirti la verità, quando giravamo la sala prove, anche gli altri l'hanno detto nelle interviste, nella seconda serie lo studio a fianco facevano colpo grosso
Proprio i due eccessi, no? Licia e colpo grosso. E sparivamo, no? Durante le pause ci dovevamo venire a recuperare perché andavamo a scherzare con le ragazze di colpo grosso. Allora guarda, ti do una notizia, perché è uscita sui giornali in Italia poco tempo fa che quel capannone lì è stato messo in vendita, per cui c'era la notizia che appunto il capannone dove negli anni 80 fu girato Colpo Grosso era in vendita, quindi possiamo dire che nello stesso capannone è stato girato anche il telefilm di Licia e non solo quello, quindi sì. Chi è interessato all'acquisto sappia che non se lo acquista solo per Colpo Grosso ma anche per i telefilm di Licia. E tra l'altro nello stesso studio, poi abbiamo girato al Sconsi di Antonino, il commissariato della seconda serie nello stesso studio di Colpo Grosso, e comunque hanno girato anche, ti ricordi con Thomas Millian, Delitto al ristorante cinese, mi sembra quello un altro film, no aspetta, forse un altro, vabbè, tantissime cose hanno girato in quello studio. E la cosa che avessero pensato, sai, con una sfera magica, ma a volte non è che puoi prevedere, pensa se oggi avessero conservato i costumi, tutte le scenografie, fare una mostra di Licia. Sì, cioè tipo un Disneyland, cioè nel senso come Cinecittà, no? Cinecittà che hanno tenuto certe scenografie dove la gente può andare a visitare, vedere i costumi, sarebbe stato fantastico. Assolutamente, ma assolutamente, sono di quelle cose che uno averla pensata per tempo veramente avrebbe fatto la felicità di tanti e sarebbero state delle grandi opportunità. Poteva venire tranquillamente fuori un museo della TV di ragazzi Mediaset degli anni 80, sì, è così. Mettevano anche One, ciao, come si chiama, Forum, è veramente incredibile. Tornando alla musica. E noi in cera. E voi di cera, sì, sì, con i capelli molto simili all'originale, tant'è erano plastificati dai coloranti e dal gel all'epoca. Esatto. Senti, parlando invece delle canzoni dei Beehive, fra le tante che avete suonato e che hai ascoltato, ce n'è una più di altre che in qualche modo a cui ti senti legato? Ma diciamo, erano veramente tutte diverse, belle tra loro. Diciamo, quando le suono live alla batteria preferisco suonare ovviamente i pezzi più ritmati, perché ti diverti più alla batteria. Per esempio, un pezzo adattissimo che al piano e voce rende tantissimo, è anche una delle ballad più amate, perché lo vediamo anche durante i concerti, è penso Mio Dolce Amore, scritta da appunto Nini. E io vorrei chiederti di ascoltarla in una tua interpretazione, perché l'abbiamo sentita con la voce di Pasquale, l'abbiamo sentita con la voce di Enzo, ovviamente, però vorrei sentire anche la tua versione di questa bellissima canzone. Assolutamente, eccomi. Ascoltiamocela allora, vai, ti lascio a te il pianoforte. Camminavo nella notte dopo un po', come sempre il mio pensiero è andato a te, e ti ho vista nel riflesso della luna. Camminavi nella notte accanto a me, i tuoi passi non sentivo, eri là, mi guardavi e sorridevi, dolce amore, e la luna in cielo dondolava lentamente mentre ti baciavo. Nella notte, mio dolce amore, ti voglio per sempre. Mio dolce amore, sei tutto per me. I tuoi occhi mi sembravano stelle, e le stelle dolci come miele. Mio dolce amore, sei tutto per me, per me. Eh beh, devo dire che, insomma, si sente che ti piace questa canzone. Poi devo dire, è una di quelle canzoni che, secondo me, negli anni Ottanta, fosse finita a Sanremo, avrebbe avuto anche altri risvolti, probabilmente. Che ne dici? Ah, assolutamente, certo. Ci sono alcuni pezzi dei Beehive che, secondo me, veramente hanno, come dire, potrebbero vivere di vita autonoma per essere stati, all'epoca, dei veri e propri successi, al di là del telefilm, del successo che comunque hanno avuto, ma anche su larga scala, secondo me. E Mio Dolce Amore è uno di questi. Non so tu cosa ne pensi.
pensi, Manuel? No, no, assolutamente. Ma guarda che i pezzi dei B.I. comunque erano in rotazione su Radio Italia, su Musica Italiana, eh? Cioè, quindi voglio dire, Mio Dolce Amore, erano tutti in onda, perché comunque Radio Italia ne mandava tantissimo, anche poi anche le altre serie in seguito, i pezzi pop di Cristina, delle serie Arriva Cristina eccetera, erano in onda su Radio Italia, quindi comunque erano amati, erano considerati comunque, diciamo, pezzi pop, anche perché non erano pezzi per bambini, perché comunque arrangiamenti, ma già i pezzi del cartone, vi assicuro che Fire non è semplice da suonare, anche a livello pianistico. Poi sono tutti suonati ai tempi, anche pezzi del cartone erano suonati da musicisti bravissimi e scritti da autori famosissimi, quindi comunque non c'è niente da criticare, voglio dire, assolutamente, cioè. Lo hai anticipato prima, nel 1987, con la conclusione di Licia Dolce Licia, decidi, insomma, il destino ti porta su un altro set importante, su un'altra serie di grande successo, perché poi comunque va detto questo, che il successo fu altrettanto grande. Come arrivasti a Don Tonino, a questa serie così conosciuta e amata per l'epoca? Guarda, appunto stavo girando, tra l'altro, la seconda serie di Licia, ed eravamo a girare puntate a Cervinia, quelle sulla neve, dove andavamo a fare il tour in montagna eccetera, e mi arrivò appunto questa chiamata dalla mia agente, che appunto c'era in ballo questa nuova serie giallo thriller commedia con Andrea Roncato e Gil Samarchi, e quindi niente, fu un grosso passo per me artisticamente. Però ovviamente ero molto titubante, come vi ho detto prima, per il discorso dei B.I., perché comunque non si sapeva se la serie avrebbe avuto un seguito, eccetera. Quindi anch'io non sapevo veramente cosa fare. Poi alla fine sapete la decisione che ho preso. Però, tra l'altro, quando avevo girato la scena del matrimonio di Licia, esatto, l'ultima puntata, l'avevamo girata prima. Però era la fine della lavorazione. Però infatti, se vi capiterà di rivedere la serie, il mio labiale è completamente diverso, perché la battuta originale che recitai era che io dovevo andare con Steve, partire con Steve a militare, per poi avere il seguito che tornava da militare, oppure fare proprio la serie, che eravamo anche a Naia, no? E cioè, soltanto che poi il doppiaggio mi venne cambiato, perché appunto decisi di non fare più la serie, e quindi all'ultimo mi cambiarono doppiaggio dicendo che anch'io avrei lasciato i B.I. e non ci sarei stato. Quindi insomma, infatti i fan rimasero molto dispiaciuti, per questo anche Alessandra rimase molto dispiaciuta, perché comunque c'era un grosso seguito di fans. Però poi comunque hanno trovato gli altri tre B.I. molto simpatici, anche Vincenzo Rinaldi, che interpretava mio cugino nella fiction, e quindi comunque la serie è proseguita sempre con successo. Però voglio dire, sai, quando la gente si affeziona a un personaggio è anche rischioso a volte, quando si cambiano certi personaggi in una serie. È vero, è un rischio comunque. Esatto. E del set di Don Tonino che cosa ricordi? Come fu lavorare con altri attori, appunto con Andrea Roncato e con Gigi Sammarchi? Che clima c'era? Che differenze c'erano anche rispetto al set di Licia? Ma era ovviamente diverso, nel senso che comunque, se Andrea è grandissimo professionista, è stata una grossa scuola per me, perché lui, venendo dal cabaret, comunque sì, c'erano i copioni, ma lui improvvisava tantissimo. Quindi quando lavoravamo, siccome avevamo tantissime scene anche drammatiche, due eccetera, a volte lui improvvisava, quindi io dovevo comunque riagganciarmi a ciò che improvvisava per poi tornare sul binario del copione, perché comunque, quindi è stata una grossa scuola. Poi anche con Marco Milano, comunque Mandi, che tutti conoscono, con lui recitare, stare seri, era veramente impossibile, perché lui era, cioè, ogni cosa che diceva anche fuori scena ti sbellicavi dalle risate, cioè era veramente pazzesco. E comunque abbiamo anche girato in situazioni molto dure, perché la seconda serie era comunque gennaio, un freddo terribile, e una scena di un pestaggio dove io, c'è Iacchetti che è il balordo, che è il batterista di questa rock band legata agli omicidi, venne ad attaccare briga, e giriamo questa scena del mio pestaggio in un mattatoio abbandonato di Milano, cioè con un odore indescrivibile e un freddo, che dovevamo bere un tè tra una scena e l'altra, perché ci stavamo veramente assiderando, cioè era incredibile. Quella notte è stata veramente dura. Poi giravamo l'esterno notte, quindi tipo dalle 10 di sera fino alle 5 di mattina, eravamo meno 20, cioè, non vi dico. Hai più avuto occasione di rincontrare qualcuno del cast di Don Tonino? Perché di Licia sì, però di Don Tonino hai mai più rincontrato qualcuno? Guarda, abbiamo fatto un'intervista telefonica per Radio Italia Belgio, io e Andrea Roncato, 4 anni fa. Però Andrea non lo vedo dai tempi dell'89. Gigi l'ho rivisto nel 2011,
quando ero in Italia per la riunione dei BI, che andai a questa partita della Nazionale Arte TV con Pasquale, e lui fa parte della Nazionale, mi ha fatto anche una foto che ho su Facebook, ci siamo rivisti anche con lui dopo tempo. Però anche Vanessa non la vedo, Vanessa Gravina dai tempi, Paolo Lizzo ho visto che faceva Angelo, che è autore, anche è stato autore di Scherzi a Parte, lui è ormai autore televisivo che era venuto qua a New York, ho visto Lara Motta che è venuta qua a New York a trovarmi, molti però no, non li vedo dai tempi, infatti mi piacerebbe comunque fare anche una riunione di Don Tonino, non si sa mai. Una cosa che è rimasta nel cuore a molti di Don Tonino, oltre alla serie stessa, era la sigla, che stavolta era firmata da un grande di sigle, di spot televisivi, ovvero Franco Godi. Cosa sì. Ti ricordi di quella sigla? Se cioè, ti piaceva? No, beh, la prima serie appunto era stata curata la colonna sonora da Franco Godi, la seconda serie da Pinuccio Pirazzoli, che è anche il direttore d'orchestra di Sanremo, trasmissioni di Carlo Conti. La prima serie infatti era molto molto diversa da quella della seconda serie, caratteristiche come Franco Godi, a parte che era il re dei jingle, perché ha scritto una marea di jingle. Tanto uno dei suoi debutti fu proprio un disco prodotto da mio nonno con la Durion, che era uno spot dell'assicurazione Sai, Si Re Si Re Si Mi Si Mi, te lo ricordi? Sì, penso sì, in bicicletta eccetera, e proprio era di Franco Godi, no? La cantava anche lui, e quindi comunque conoscevo già Godi, e secondo me la sigla era comunque geniale, e quindi molto amata. Anche se non l'hai mai fatta, ti chiederei, ce la puoi suonare al piano? Ce la puoi far sentire, rivivere un po' quell'atmosfera di Don Tonino? Ok, dai, te la improvvisiamola, dai, okay. Sentiamo un po' come viene. Declino ogni eventuale errore, dai, proviamoci, no, comunque non è difficile, vado. Direi che l'hai improvvisata bene, Manuel. Grazie. Sei molto bravo a improvvisare. Se no cambiavo mestiere. No, direi che è un bel ricordo, una di quelle sigle che quando uno la riascolta è subito evocativa del telefilm, era molto molto carina. Siamo arrivati alla fine degli anni Ottanta e qui diciamo ti prendi un periodo di pausa dai telefilm dopo il grande successo di Licia e di Don Tonino e decidi in qualche modo di dirigerti un po' di più verso il mondo musicale. Se non sbaglio, che cosa successe dopo la fine di Don Tonino? Dunque, dopo la fine di Don Tonino firmai questo contratto con la nuova Fonicetra, storica casa discografica che era comunque correlata alla Rai, e quindi si decise di fare questo singolo, diciamo tra virgolette serio, cioè non legato a un cartone animato, un pezzo pop, e appunto saltò fuori Carlo Gargioni, bravissimo autore, purtroppo scomparso nel 2009 per una leucemia, è un grandissimo amico, uno dei migliori pianisti italiani, produttore Fabio Concato. Tra l'altro Fabio Concato gli ha dedicato un pezzo 2 anni fa, si chiama Carlo che sorride, pazzesco, e quindi mi propose questo pezzo, secondo me molto adatto alla mia età, poi al filone anche del pubblico, perché il periodo che uscì Il mondo siamo noi era subito dopo la messa in onda, periodo che era andato in onda Don Tonino 2, e quindi iniziai questa grossa promozione televisiva che ha dato Raffaella Carrà, Cominciò da Due, la sua trasmissione famosissima dei tempi su Rai 2, mi fece da madrina, comunque come diciamo debutto ufficiale come cantante solista, e quindi poi il pezzo finì anche comunque disco la settimana Rai d'Italia, fece una marea di promozione eccetera, è un pezzo molto molto balla degli anni. Senti, tanti, io direi insomma, ascoltiamocelo subito e poi ci racconti un po' quegli anni, perché io sono curioso di sapere le tue esperienze fra Il nuovo Cantagiro, dove hai partecipato, Raffaella Carrà. Ascoltiamocelo subito, faccelo rivivere, poi ne parliamo meglio, se sei d'accordo. Te lo faccio in medley con Una donna da poco, che era La facciata B, anche quello in onda su diverse radio, così te li collego essendo legati a questo 45 giri. Perfetto, ascoltiamoceli. Scende limpida e tutta la città
colore elettrico sarà una novità, quell'atmosfera magica che sembra quasi un film. Protagonista tu, con quei tuoi occhi blu, l'estate è ormai un'immagine fermata con un flash, la musica un ricordo in più suonata da un jukebox. Protagonista sempre tu, con la maglietta e jeans, quell'aria un po' naive che fa di te una superstar. Dai, oh, siamo noi, solo noi, insieme. Se mi perdo tu mi cercherai. Siamo noi, siamo noi, siamo noi che vogliamo avere sempre. Erano due successi degli anni 90 e raccontaci un po' come furono quelle esperienze televisive con Raffaella Carrà, un mostro sacro della TV italiana tuttora. Che cosa ricordi di quelle partecipazioni alla TV e anche una trasmissione così importante come era il Cantagiro? Nell'epoca in cui i talent ancora non esistevano, il nuovo Cantagiro, Festival Bar, Sanremo Giovani rappresentavano le uniche occasioni in qualche modo per emergere nel mondo della musica. Quindi che cosa ricordi della TV degli anni 90? Guarda, beh, non lo so, io amavo molto la TV sia degli anni 80 che anni 90, forse non voglio essere antipatico, forse era fatta meglio, non lo so, forse adesso è molto basato tutto anche qua in America sui reality show e talent show,
Però forse un po' troppo, no? Perché comunque devono anche dare un po' una scelta. Diciamo, vabbè, qua in America, essendoci tantissimi canali e anche canali tematici, molto più che ovviamente in Europa, hanno molta più scelta e continuano a fare ottime fiction, eccetera. Però diciamo che l'Italia forse è un po' penalizzata in questo senso. Però diciamo, guarda, il Cantagiro è stata un'ottima esperienza. Tra l'altro nella squadra con me c'era anche Franco Fasano, un debuttante Biagio Antonacci, e poi c'ero io della mia casa discografica, eravamo io, Amedeo Minghi e la bravissima Mia Martini, e comunque c'era un bel cast. E tra l'altro era il primo anno dove il Cantagiro tornava dagli anni 60, quindi era organizzato ancora dall'organizzatore e ideatore originale Ezio Radaelli. E fu veramente per me un grosso successo, perché c'era il Filoni di Antonino, i fan erano tantissimi, abbiamo girato l'Italia, è stata veramente ottima come cosa. E quindi insomma, grandi artisti, c'è qualche cosa del backstage che ricordi in particolare? Qualche scambio di battute con qualche personaggio, con qualche cantante di quel periodo? Guarda, io avevo legato molto con Amedeo Minghi appunto, e tra l'altro le sue figlie erano una grandissime mie fan, infatti le portò una volta al Cantagiro, alla tappa dove eravamo vicino Roma, sul mare, e quindi a Santa Marinella, e quindi fu carina anche questa cosa, no? Molti figli degli artisti erano comunque fan sia dei B.I. che di Don Tonino, quindi comunque è anche un po' la scusa che ho conosciuto altri artisti e diventato amico proprio grazie ai figli. E quindi comunque Amedeo, vabbè, grandissimo professionista che anche lui mi piacerebbe rivedere, che non vedo da un po' da diverso tempo, insomma. Nel mondo dello spettacolo hai tanti amici, tanti collaboratori con cui tutt'oggi appunto sei ancora in rapporto, dai Beehive, ma non solo. Però nel corso della tua carriera hai avuto occasione anche di omaggiare un artista che non c'è più, che tutti noi amanti della TV degli anni 80 ricordiamo sia per la sua voce, per i suoi doppiaggi, ma anche come volto di alcune stagioni di Ciao Ciao, la trasmissione di Rete 4 e poi di Italia 1 dedicata appunto ai più piccoli. Sto parlando ovviamente di Paola Tovaglia. Ti chiedo prima di tutto come hai conosciuto Paola e che cosa, come vi siete conosciuti, come è nata la vostra amicizia. Beh, Paola l'ho conosciuta perché lei era una doppiatrice del telefilm Lice, doppiava Grinta. Poi subentrò anche come interprete, proprio come volto, e fu la maestra in Lice. E tra l'altro lei doppiava, pensa alla sua bravura incredibile, non registrava separatamente, ma quando aveva le scene Grinta la maestra doppiava in contemporanea due personaggi cambiando voce. Quindi, a parte che ti assicuro era una bravissima cantante, infatti ha cantato anche delle cose in Ciao Sabrina e appunto dirette da Enzo, e comunque veramente ha una voce incredibile e scriveva molto bene. Ho sentito anche delle cose, un pezzo in spagnolo mi ha fatto sentire cose, lei suonava la chitarra molto bene, veramente molto molto brava. E quindi quando insieme a Nicola Carrassi, appunto doppiatore, organizzatore del Tokimeki, pensavo di dedicarle qualcosa, e allora mi venne questa melodia. Siccome eravamo in contatto con i genitori di Paola, Nicola riuscì ad avere questo diario di Paola dove c'erano queste bellissime poesie scritte da lei, e quindi diciamo il testo che Nicola scrisse sono proprio, è come un po' se fosse scritto da Paola, perché comunque sono le cose che lei, le sue immagini, i suoi ricordi che lui ha diciamo reinterpretato e trasformato in testo per questa canzone. E appunto nacque a Paola, che la presentammo appunto nel 99 io e Enzo, perché Enzo, essendo amico e avendo lavorato con lei, decisi di chiamarlo e corse subito. Comunque era, appunto, viveva ancora in Italia, lo registrammo nel mio studio di Milano, e lui anche gli piacque istantaneamente il pezzo. Appena io lo suonai, toccavo bellissimo, dai, facciamo una cosa fatta bene. E tra l'altro vi assicuro che il giorno che cantammo quel pezzo al Propaganda, dove facevano anche il Night Express a Milano, e c'erano presenti anche i genitori di Paola, la sorella, cioè io e Enzo, cioè non riuscimmo alla fine del pezzo a trattenere le lacrime, perché veramente si era creata una sinergia incredibile. Poi sul finale del pezzo dietro noi cos'è che c'era, un'immagine di Paola di Ciao Ciao dove lei saluta. Cioè, non ti dico, cioè, è stato veramente magico quel momento. E allora io ti chiederei di farcela riascoltare, perché è una canzone bellissima, i fans, gli ascoltatori di Radio Animati la conoscono, ma è l'occasione perfetta per riascoltarla. Assolutamente, e tengo a precisare che non ho mai voluto pubblicare questo pezzo perché era un regalo per Paola e non volevo che ci fosse una speculazione di guadagno, eccetera. Quindi non è mai stato, l'avevo messo online gratis, insomma, quindi diciamo lo ridedico a Paola, insomma, con tutta l'amicizia mia e anche di Enzo, anche se non è qua con me a duettarlo, però facciamo finta che comunque col cuore è qua. A voi, a Paola. No.
giorno che comincia sopra i petali di un sogno, poi mi tufferò come il sole, tu risplenderai più bella. Sono schegge di poesia che il tempo non potrà mai cancellare, noi scritte con i sogni tuoi. Com'è bello questo cielo che già si riempie nella voce nata dolce, noi che vola lì. Grande Paola Tovaglia, la ricordiamo su Radio Animati in compagnia di Manuel De Peppe, siamo insieme per così ripercorrere la sua carriera attraverso la sua musica, i suoi ricordi, le sue tante esperienze nel mondo dello spettacolo. E quindi siamo arrivati, diciamo, a parlare ampiamente del mondo della musica, il cantagiro, il brano a Paola. E torniamo un po' a riparlare anche dei telefilm, delle serie, perché in realtà so che c'è una serie che non è stata mai realizzata, perché si è limitata ad avere la cosiddetta puntata pilota, il cosiddetto pilot, che però era un progetto molto interessante sul finire degli anni 90 e, se non sbaglio, sarebbe intitolata Ballet. Che cosa puoi dirci di questo progetto? Diciamo che come uscì poi Paso Adelante, questi telefilm saranno famosi prima, negli anni 80. Era una serie ambientata in questa scuola di ballo di Milano, molto molto bella, e intanto diretta da Tiziano Pelleghi, che è stato un collaboratore e montatore del regista della Merak Film, la produzione che produsse Licia. Per forza di cose, prima c'era in ballo Skype, poi il Mediaset, però alla fine poi non si è più realizzata, è rimasta in questa puntata pilota, e mi chiamarono appunto per scrivere la sigla. Quindi, siccome era molto, volevano una cosa un po' la Frank Stallone, no? Tipo Stayin' Alive, e quindi comunque anni 80, decisi di scrivere questo pezzo rock. E poi, tra l'altro, comunque ho comunque fatto promozione in diverse trasmissioni televisive, e sia in Svizzera, Canada, eccetera, perché comunque il pezzo ai fan piaceva molto, che non abbiamo mai pubblicato, però tutti conosco perché vedono su YouTube le varie esibizioni. E se volete posso accennarvelo piano. Sì, voi. Grazie mille, Manuel. Prego, sentiamoci quindi una sigla che tu hai composto e che non è mai stata sigla, ma insomma è una sigla a tutti gli effetti. Gonna take your dreams and make them shine. You're gonna make them last forever. You wanna fly so far, so you're gonna spread your wings and learn to climb for your life. Hold on, 'cause the real up and touch the sky. Be baby ballet, believe in the
Sul finire del primo decennio degli anni 2000, ovviamente l'assenza dei Beehive si faceva sempre più sentire, quindi mi immagino che anche diciamo l'arrivo dei social network come Facebook ha scatenato e ha riunito le masse, come si dice, per cui il pubblico sempre di più a gran voce voleva da voi in qualche modo un ritorno, e ti sei fatto carico un po' tu di cercare di imbastirlo questo ritorno dei Beehive. Sto parlando ovviamente del progetto dei Beehive Reunion. Cosa ci puoi raccontare di questa esperienza? Che cosa ricordi di questa esperienza che tuttora possiamo dire è in corso? Beh, guarda, comunque con i ragazzi Pasquale e Luciano siamo sempre, diciamo, rimasti in contatto, nonostante io vivo da 13 anni negli Stati Uniti, però comunque ci si vedeva a Milano, eccetera. È stato un po' all'inizio un'impresa, perché comunque Pasquale e Luciano erano molto, io li chiamavo i Flintstone, perché erano molto lontani da internet, loro non usavano internet, non gli piaceva, e quindi non erano al corrente. Comunque io per forza di cose usando internet anche per lavoro, io vedevo queste richieste, avevano realizzato un sito, no? Tanto realizzato da Michelangelo Di Gennaro, che è anche il nostro webmaster, eccetera, e quindi avevo visto questo quasi come gli anni 80, anzi come gli anni 80, perché poi era diventato proprio un'icona, no? Che cercavano, chiedevano dove siete, cosa fate, e quindi ho detto, boh, ma perché non proviamo in qualche modo a cercare di riorganizzare la band, no? Quindi proposi ai ragazzi, mi dicono, no, ma te sei pazzo assolutamente, ma figurati, Luciano è tanto che non suonava. Poi alla fine ci fu questa occasione nel 2005, se non erro, quando successe il disastro nel sud-est asiatico dello tsunami, decisimo di fare questa cosa di beneficenza in una discoteca organizzata proprio in 448 e di andare tutti, no, a fare questa sorpresa, pitata sorpresa, e c'erano anche altri BI che poi non hanno fatto parte della reunion ufficiale, poi musicale, diciamo, e abbiamo visto il successo che ci fu quella sera, e quindi ho detto, beh ragazzi, scusate, avete visto, cioè è un peccato veramente, proviamoci. Quindi iniziamo a fare proprio nel 2006, all'albore proprio di questa reunion, qualche prova che io comunque mi trovavo a Milano per altre cose, iniziamo in studio a provare, buttare idee, eccetera, e alla fine decisimo, ragazzi, riuniamoci. E nel 2008 pensai appunto di fare un singolo nuovo, no, e cambiare prima di tutto il nome, rinnovarlo con Beehive Reunion, che è il nostro nome che abbiamo poi registrato, e quindi nacque questo pezzo. Se sono quei pezzi che a volte nascono, o ci stai 3 anni su un pezzo e non lo finisci mai, o nascono in 10 minuti, e questo è nato proprio pezzo istantaneo, nel senso che comunque mi è nata proprio anche la frase, gli anni 80 sono passati ormai, e poi don't say goodbye. Queste, sai che quando scrivo a volte fa il maccheronico finto inglese oppure na 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 na, però queste esistevano, erano venute fuori anche le parole, no? E poi il nostro collaboratore, appunto Tony Amodio, che era il nostro anche nuovo bassista, che lui anche autore eccetera, gli chiese di fare il testo di questo pezzo, e infatti azzeccò comunque perfettamente quello che volevo, no? Nella canzone dove parla appunto di questi anni 80 che sono passati, però i ricordi non si possono distruggere perché rimangono nel cuore, e quindi nacque appunto questo pezzo che è piaciuto molto, in pieno stile BI volutamente, unito alle nuove sonorità di Don't Say Goodbye. Prima di chiederti di suonarcelo per noi qua su Radio Animati, ti chiedo se il progetto BI Reunion ha all'orizzonte qualcosa di nuovo, perché costantemente ce lo chiedono su Radio Animati, come potrai immaginare, per cui ti chiedo se c'è qualcosa a cui state lavorando, se ci sono cose nuove all'orizzonte. Guarda, ci arrivano una marea di richieste di concerti, il problema è che arrivano in periodi sparsi, e ovviamente io e Sebastian, vivendo negli Stati Uniti, è un gran macello organizzare, perché quando abbiamo fatto la reunion, sai, concentrare tutti gli impegni, tutte le televisioni, la radio in un mese, in modo che non è che possiamo fare avanti e indietro ogni volta, perché diventa stressante. Quindi non è semplice. Come sanno, abbiamo questo fantastico DVD e anche CD live pronto, registrato alla data del Pala Brescia pienissima nel 2011, che, guarda, stiamo faticando per trovare la giusta collocazione, ci stanno facendo avanti diverse distribuzioni, diverse situazioni, ma non vogliamo bruciarlo questo progetto. So che in tanti lo stanno aspettando, ma credetemi, è veramente un bel lavoro, chi l'ha visto, anche addetti ai lavori, sono rimasti molto, veramente soddisfatti, però non vogliamo bruciarlo. Sarà forse ancora più desiderato quando uscirà, però ci sarà prima di tutto questo, e comunque non è escluso che ovviamente quando uscirà faremo anche dei concerti e altre cose, quindi tenete duro, non è colpa nostra, purtroppo l'Italia non è messa bene a livello di sponsor, di investimenti eccetera. Il nostro spettacolo, chi l'ha visto, è uno spettacolo fatto bene, quindi comunque costa, e comunque vogliamo anche degli sponsor, perché prima abbiamo fatto tutto sempre di tasca nostra, però vorremmo anche comunque anche degli sponsor, no, giustamente, perché sennò quindi voglio dire, tenete duro, perché veramente ci saranno poi anche delle sorprese. E magari chissà, anche qualche brano
brano nuovo? Potrebbe essere l'occasione. Certamente. E allora però nel frattempo ricordiamocelo, Don't Say Goodbye, perché è diventato un grande classico dei Beehive, alla fin fine veramente al pari anche dei brani degli anni Ottanta, per cui fa parte al pieno titolo del repertorio dei Beehive, in questo caso versione Beehive Reunion, e ce l'ascoltiamo. Che ne dici, Manuel? Assolutamente, lo faccio proprio come nacque piano e voce, ok? Come un treno in corsa e una scia che non ritornerà. Anni ottanta, tua vitalità chiuso in una stanza, come un fuoco che si spegnerà. Ma di un attimo di magia qualche cosa resterà. Fai passare la nostalgia e la musica partirà. Baby, don't say goodbye, non lasciare i sogni sulla porta. Li afferrerai per gridare la tua libertà, con i denti che si stringono anche quando say goodbye, dai, questa è una promessa per non dire mai addio, arrivederci in qualche modo, no? E quindi insomma questo sarà mantenuto e speriamo di essere quanto prima qua insieme nuovamente su Radio Animati per raccontare che cosa è in arrivo per quanto riguarda i Beehive Reunion. Subito dopo i Beehive Reunion ci fu un altro pezzo importante a cui so che sei molto legato, che fu il tuo primo singolo insomma solista subito dopo l'esperienza con i Beehive Reunion, che fu Anime Così. Che cosa ricordi di questa esperienza? Guarda, è un altro pezzo che avevo tra l'altro nel cassetto, e siccome comunque mi chiedevano ma dai, pubblica altri pezzi come cantante, perché non possiamo sentirti qua là. Poi tra l'altro le cose vecchie non so come mai la Phonic non l'ha messa su iTunes ancora, quindi non riuscivano a trovare, a parte che poi Lotti forse neanche Lotti l'ha messo su iTunes. Lotti credo che ci sia adesso, ti posso dare buone notizie. No, c'erano delle altre versioni, che c'era gente che mi imitava avevano fatto delle versioni cover e era divertente sentire che comunque cercavano un po' di imitare come cantavo ai tempi. Bella sta cosa. Però niente, quindi decisi di pubblicare questo singolo, questa ballad che piacque molto, e quindi appunto fu Anime Così, che incisi anche in versione spagnola, che è andata in onda in diverse radio anche in Sud America. E io ti chiederei di farcela ascoltare, perché è un bel pezzo e sì, fra l'altro si sposa bene anche in questo periodo dell'anno, e quindi ascoltiamocelo. Assolutamente. Bagnavo solo te.
messaggio era ti voglio, un sorriso d'anima nel sole, la risposta tua per me. E dopo un pezzo italiano, melodico, così bello, ci fu anche il desiderio da parte tua di tornare all'inglese. E sto ovviamente parlando di un altro grande successo che è stato You. Di questo brano che cosa ricordi, Manuel? Come nacque e che cosa ti portò a realizzarlo? Guarda, è un pezzo che veramente, molti dei pezzi che poi pubblico eccetera nascono di getto e ho voglia di tornare un po' anche, forse tirare fuori quest'anima rock che comunque amo, dei Toto, sempre comunque vedi che volutamente amo proprio tenere questi sapori un po' sonorità anni 80, anche come scrittura, perché comunque è quello che ho sempre amato e amo fare. Grazie al cielo, essendo un artista indipendente, posso fare quello che voglio, non devo dipendere da certi richieste di mercato, fare anche cose controvoglia, e questo è quello che mi ha tenuto anche a lontano da firmare con case discografiche in passato, perché se diventare schiavo delle major che fai quello che dicono loro, non sei più un artista, perché comunque diventi schiavo e fai tutto quello che decidono gli altri. E poi cos'è che puoi comunicare con cose che non senti? Quindi è nato appunto questo pezzo You, che abbiamo realizzato qua a New York, un bellissimo video insieme all'Atom Production, che tu conosci benissimo perché hanno sede proprio in Toscana e con il quale ormai lavoriamo da tempo. Sono fratelli e veramente bravissimi, geniali. Sono, li salutiamo, sì. Saluto Francesco Pacito, Alessandro e Riccardo, i due brothers, gli Atomi Brothers, fratelli, i Pretrelli Brothers. E quindi è nato appunto You, che tra l'altro ha avuto un ottimo riscontro anche in diverse radio, anche qua, e quindi voglio dire è stata anche accettata bene questa parte rock di me, insomma. Senti, fra scrivere un brano in inglese o farlo in italiano, ci sono delle differenze? È qualcosa che pianifichi prima o ti lasci ispirare dal momento, dalla situazione, dalla musica? Guarda, ti dico, io scrivo, sono musicista e ho scritto alcuni testi appunto come You è nato anche il testo di getto che ho scritto io, musica e testo, ma guarda, l'inglese è fantastico perché è talmente musicale. Poi se in inglese, a differenza di altre lingue come l'italiano o lo spagnolo, in due parole puoi dare una situazione, no? In italiano non puoi, quindi quando non hai tante note su una melodia, l'inglese ti risolve un sacco di problemi. Quando sei con l'italiano sono cacchi, perché comunque non puoi in due parole, cioè non puoi, perché comunque usi qualcosa anche in slang e che comunque viene capito subito. Quindi diciamo è una pacchia anche come sonorità. Ti dico, l'inglese si sposa sempre bene sulle canzoni, no? A volte l'italiano magari è un bel testo se lo leggi, poetico, eccetera, però sulle canzoni magari indurisce un pochettino la melodia, ed è successo con diverse cover che hanno fatto magari le versioni in italiano, che a volte non rendono come in inglese, no? Certo, diciamo. È vero. E allora senti, anche se l'originale è un po' più rock, io direi di ascoltarcene una versione un po' piano e voce, questa You. Un pelo più soft. Ascoltiamocela. Summer flew away,
come back into my life, and you start to call me every day and night. I will try to call you when I'm back in town, and try to fix where you are hurt inside. You can run through the night and forget about my heart, even if you cry deep inside. You can be lost in my sight, make me reach you, make you shine. I can save your soul and make you shine. If you don't wanna drown inside, instead of flying against the sky, you just have to pull your word in mine. Whoa. Ovviamente nel periodo di You anche un'altra collaborazione importante per te, perché hai avuto l'occasione di duettare con un'altra regina delle sigle qua in Italia, ovvero Clara Serina. Che cosa ricordi di quell'esperienza, Manuel? Beh, Clara è una grandissima amica e professionista, e ci siamo divertiti molto a fare questa cosa, perché avevo voglia di collaborare con lei, perché comunque anch'io in Italia ho ancora in soffitta i 45 giri dei Cavalieri del Re, e comunque sono cresciuto pre-Cristina D'Avena, diciamo, con Lady Oscar, la spada del Re Artù, quindi comunque avevo piacere di conoscerla, e grazie a dei fan ci siamo potuti incontrare. È venuta qua a New York e abbiamo girato anche il video di questo pezzo, e lei mi propose diverse cose, e quando ascoltai questa canzone era proprio secondo me quella più adatta ad un duetto. Infatti ho detto: guarda, mandami la base e solo la tua voce, fammi provare in studio a provare a mettere la parte maschile. Appena l'ha sentito è rimasta entusiasta, quindi comunque è nata questa cosa. Abbiamo anche realizzato un altro pezzo cantato solo da lei, arrangiato da me, che non so quando si deciderà, anzi chiedilo tu quando la senti quando si deciderà, un pezzo in inglese gospel molto particolare, bellissimo, e spero che si decida a pubblicare, perché abbiamo lavorato tosto anche su questo. Quindi insomma, assolutamente Clara, grandissima professionista, quindi deve pubblicare nuove cose. Glielo diciamo. L'ho detto. Tra l'altro, spero che l'ascolti. No, glielo diremo sicuramente. Di questa versione, dicevo, fra l'altro, avete fatto versioni in italiano, in spagnolo, giusto? E anche in portoghese? Sì. Lì mi sono fermato perché volevo fare anche la versione portoghese, ma se non la fermavo diventava poi anche in francese. Facciamo tutte le lingue. Allora ho detto: senti, per ora fermiamoci, che spagnolo è, insomma, lo faccio tante volte, quindi va bene. Ho detto: però portoghese, non avendo mai cantato, ho detto più avanti, chissà, un domani. Okay. L'entusiasmo travolgente di Clara. Esatto, se non la fermi più. Subito infatti, dopo questa esperienza, ci fu la volta del pezzo di Natale, perché in fondo effettivamente tutti gli artisti hanno a un certo punto l'esigenza di fare il pezzo di Natale, e volevo capire per te come è nata questo desiderio, e poi questo brano che è This is Christmas Time. Ma guarda, io ho sempre amato i pezzi di Natale. Qua in America sai che comunque da tanti anni gli artisti registrano tutti i dischi di Natale, e anche a volte pezzi inediti, quindi mi è venuta questa canzone al piano, ed era molto, sentivo proprio l'atmosfera e il profumo natalizio, e anche lì buttai giù questo testo che parlava del Natale, e decisi di fare questo debutto nel mondo natalizio con questo singolo inedito, che tra l'altro la cosa che mi ha fatto molto piacere è che poi quell'anno dell'uscita, che era il 2014, lo trovai in onda in diverse radio americane e canadesi insieme a altri classici, quindi ho detto wow
Sì, una grossa soddisfazione, insomma. E quindi appunto nacque This is Christmas Time, del quale registrammo sempre lo stesso periodo di You e il duetto con Clara, e l'Atom Production si trasferì a New York per 2 settimane per realizzare anche il video di This is Christmas Time, insomma. Poi, tra l'altro ha preso parte anche Maurizio Merluzzo. Ah, ok, certo, un amico, lo salutiamo. Esatto, interpreta la parte... tratto straordinaria, molto emozionante, perché nel testo si parla dei militari che sono via dalla famiglia, no? Durante Natale interpreta questo militare al fronte che vede, guarda la foto dei figli, della moglie, quindi molto pochi frame, ha dato molto, anche un bel contributo, insomma. E allora ascoltiamocela This is Christmas Time, visto che il periodo fra l'altro è perfetto, e con altri rinnovati auguri a tutti i nostri ascoltatori di un Natale che è appena passato, ma di uno splendido 2016. Ce l'ascoltiamo? Ma sì, perché poi comunque Natale deve essere sempre nel cuore di tutti, non bisogna essere buoni solo per il natalizio, giusto? This is Christmas time. If you can keep your memories alive in this years that you will leave inside your soul and in your life, the snow is ready falling down, covering the streets and down in white, dreaming with tears in your eyes, Christmas trees and the lights, someone's baking cookie and pies, and your heart, it's healing deep inside. Everybody waiting for this night, children are excited, Santa's fly. La magia del Natale, devo dire che hai detto bene tu, Manuel, è qualcosa che poi ti puoi portare dietro tutto l'anno, insomma, ti fa sempre piacere riviverla, riascoltarla. Tra l'altro, a proposito, sai che in America c'è una città che è Natale tutto davvero? L'anno? Davvero? Come si chiama questa città? Sì, proprio, sai che adesso non mi ricordo come si chiama, non so se nel Middle East o Middle West, però è Natale sempre addobbata, è pazzesco, ma ci sono dei negozi, uno in Pennsylvania, che vende le cose di Natale, se entri dentro ti sembra di essere una macchina del tempo, no? Natale, tutto Natale. Pazzesco, è bella sta cosa. Manuel, siamo arrivati in fondo alla nostra chiacchierata, al nostro viaggio musicale, insomma un sacco di ricordi, un sacco di aneddoti, sono certissimo i nostri ascoltatori abbiano apprezzato e stiano apprezzando tuttora, però vorrei sapere un po', appunto, conoscere qualcosa di te da un punto di vista musicale che va al di là del tuo repertorio in qualche modo, e sapere che cosa ami nella musica in generale, al di là delle sigle, al di là dei BI, al di là dei Cavalieri del Re che hai citato prima, cos'è che ti appartiene, che cos'è che ti piace? Guarda, essendo musicista io cerco di ascoltare tutte le belle cose di qualsiasi genere, perché comunque si impara molto, no? da artisti eccetera. Beh, io sono un fanatico dei Chicago e ho la fortuna di essere amico dell'ex cantante di Chicago, Bill Champ, con il quale ho scritto diverse cose, siamo amici, e quindi la cosa più bella per un musicista è quando puoi lavorare col tuo idolo, no? È la cosa più bella che possa capitare, e quindi diciamo molto il periodo ovviamente anni 80, anche 70, però tante cose, poi anche magari canzoni legate alle colonne sonore che ti ricordano un po' i momenti di quando è
eri teenager, se quando c'era il tempo delle mele, ad esempio, no? I nostri primi baci, i pigiama party, il gioco della bottiglia, queste cose che chissà se adesso sanno i ragazzini cos'è il gioco della bottiglia. Magari lo fanno con Minecraft, il gioco della bottiglia, però non lo so se... Non lo so se è la stessa cosa, diciamo, dai. No, no, assolutamente no, è troppo tutto tablet. Adesso vedi tutti i ragazzini, che tutto, anche i miei figli, che tenerli lontani, cerchi, ma poi vanno alle feste e sono tutti con i tablet. Vabbè, comunque diciamo, ai tempi, ecco, forse noi siamo cresciuti col tempo delle mele, no? Queste storie d'amore che ci succedevano e le ragazze che proprio non ci si filavano, cercavamo di conquistarle, giocare al gioco della bottiglia per poterle baciare. E quindi diciamo, sì, diciamo forse, ecco, conosci il pezzo reality? Sì, lo conosco, devo dire. È grandissimo, di Richard Sanderson. Quindi voglio dire, forse quello è un po' l'inno di noi teenager, no? Ma allora senti, visto che tu lo conosci ed è il tuo pezzo preferito, se ce la fai a accennarcela così ad al volo? Te chiedo troppo. Dai, va bene, dai, te la accenno perché mi piace, la sento spesso, quindi me la ricordo. Dai, ve la faccio, inedita, eh? Inedita per me. Ecco a voi, dai, reality. Manuel, devo dire che il pianoforte si sente che ti appartiene da vicino e che questa canzone ti piace e ti lega. Nell'iniziare a ringraziarti per questa bella chiacchierata fatta insieme e soprattutto per questo live di brani così importanti per te, ti chiedo se c'è qualcosa a cui stai lavorando che magari prossimamente, al di là dei Beehive, sto parlando ovviamente del tutto il tuo repertorio, certo, musicale, se c'è qualche cosa in arrivo, qualche novità. Le Beehive sono una delle varie cose, no, diciamo, perché sennò... No, io comunque continuo a scrivere, a collaborare, scrivo musica per la televisione con America, ho il mio studio, quindi sono sempre chiuso in studio, però voglio dire, uno sai scrive cose e poi non sai mai a cosa possano essere destinate, perché a volte scrivi una cosa non pensando e poi magari è il momento giusto e la usi per una pubblicità, per una musica, per tante cose. Quindi adesso sto scrivendo, tra l'altro ho anche delle idee di sceneggiature che mi piacerebbe, che uno dei miei sogni nei cassetti è anche debuttare come regista, e quindi comunque sto scrivendo delle cose, stiamo creando anche nuove collaborazioni con Latom Production, anche non discorsi musicali, anche come attore, tante cose in pentola, insomma. Ottime notizie, direi, no? Quindi ci aspetta un 2016 di novità. Certo. E voi? Noi non avete? Ci fermiamo mai. Beh, lo so. Io penso, guarda, ma vuoi sapere una cosa? Io riesco a seguirvi dall'auto, perché con iPhone e l'application vostra, io collego, sai che colleghi l'iPhone alla USB, sì, della macchina, e vi sento dall'autoradio come se fossimo in FM. Questa è la potenza delle web radio, no? In tutto il mondo. È una figata. Se fossimo una qualsiasi radio in FM, non ci potresti sentire dagli Stati Uniti. Vedi che bello. Adesso con questi iPhone, smartphone, c'è l'application. Io, siccome c'è il wifi in New York City, quasi tutti gli Stati Uniti, ma c'è il wifi per strada, quindi io posso sentirvi proprio con l'alta qualità dall'auto. E questo è, vedete, New York è da sempre il futuro. Quando ho avuto occasione di venire a New York l'ultima volta, sono rimasto scioccato perché non ho trovato più nemmeno un negozio di dischi e mi sono detto, beh, se New York rappresenta il futuro, purtroppo qua sto vedendo quello che accadrà probabilmente nel mondo da qua a
tot anni. Ma già tanti anni fa è sparito il Virgin Megastore, il Tower Records, qua che erano le catene storiche, sparite. Sono riuscito a trovare solo due negozi interessanti. Uno vicino alle ex Twin Tower, che è una grossa catena che vende anche elettrodomestici, tutto, e ha uno store solo di musica. E poi un altro negozietto più nel cuore di Manhattan, gestito da giapponesi, che di per sé sarebbe una libreria giapponese, infatti vendono anche manga, un sacco di roba, e aveva un catalogo di CD usati sterminato a prezzi fantastici, per cui ho avuto l'occasione di acquistare da collezionista musicale un sacco di roba. Però ho avuto proprio la visione del futuro, ho detto beh, temo che il futuro sarà questo. Però di contro vedi che il futuro sarà anche wifi e la possibilità di ascoltare gratuitamente la radio anche in streaming ovunque. Diciamo che c'è il pro e contro della tecnologia. Per certe cose come questa, nel vostro caso, nel mio anche, evito viaggi, posso fare le chitarre, far fare le chitarre in Italia a Luciano, me le spedisce via Wave, io continuo a lavorare qua, è una pacchia. Però sai che abbiano comunque escluso i libri, i CD, cioè adesso abbiamo i nostri scaffali, rimarranno vuoti, no? Perché comunque vedere i CD in fila, i DVD, queste cose ti dà un senso diverso da avere un MP3 che praticamente non compri assolutamente niente. Assolutamente d'accordo con te, con me sfondi, a parte la qualità che fa schifo, con me sfondi porte aperte. Però a questo punto io ti dico, vogliamo la stampa fisica, vogliamo il 45 giri di Don't Say Goodbye. Ne avevamo parlato una volta. Beh, guarda, non escluso. Infatti vogliamo studiare un progetto a 360 gradi per questo DVD. Magari ecco, mettere chicche di questo tipo, capito? Magari chissà, il CD live anche in versione vinile live, magari doppio, perché sennò non ci sta ovviamente. Però guarda, io sono appassionato anche di questo mestiere e di musica, colleziono serie TV, ho tutta la casa nella prateria in Blu-ray, cioè, per dirti. Quindi comunque amo queste cose, quindi quando le faccio ci metto passione. Quello che io chiedo ai fans, che ovviamente parlo anche a nome di tutti gli artisti, comprate originale, perché noi veramente mettiamo sangue in queste cose, impegno e anche denaro. Però dovete, quando dite che voi ci amate, siamo dei miti, siete cresciuti e vi abbiamo aiutato in momenti della vostra vita con le nostre canzoni, però se ci dite ciò e poi scaricate illegalmente, è come se dici ti amo e accoltelli uno alle spalle, capito? Perché comunque sì, è un furto, credetemi, è un furto veramente, perché ci rimaniamo male. Quindi se potete, che comunque ecco, forse una piccola cosa positiva del download, che comunque non dovete spendere una certa cifra più l'IVA eccetera, insomma 99 centesimi e un euro eccetera, che a volte mi scrivono e non posso adesso, è un po' una scusa, perché 99 centesimi penso tutti quasi chiunque possa, quindi è un po' una scusante, no? Chi non sa usare la carta di credito, chi non sa cos'è PayPal, chi non sa cos'è iTunes, quindi mi raccomando, tenete conto che per noi è un grosso danno, quindi dateci una mano se volete cose da noi. Voi date le vostre comprando la nostra musica e originale. Noi, e parlano di assolutamente, tutti. No, anche noi ci condividiamo assolutamente queste tue parole. Manuel, io ti ringrazio ancora. Grazie ancora per questo bel viaggio in mezzo ai tuoi ricordi. Grazie. Spero sia stato un piacere. Salutami anche tu. Per te, e ti saluto. Come sempre, un grande piacere. Saluta anche Pellegrino e tutta la vostra troupe ciurma. E un super abbraccio virtuale dagli Stati Uniti a tutti i mitici ascoltatori di Radio Animati, insomma, mitici. Ciao a tutti! Ciao, alla prossima, Manuel. Ciao, grazie.